a rotazione ovviamente le domande, seguendo l'ordine alfabetico, quindi poniamo ora la seconda domanda a Mauro Maggialetti. Concediamo il microfono a Giuseppe Vallarelli. Allora, per quanto riguarda la situazione Sciaracco, a mio avviso andrebbe attentamente valutata e identificata, secondo me, sotto altri aspetti. Quindi capire le aree possibili ed edificabili con la tipologia artigianale, se questo spetta al signor Sciaracco, e praticamente per lasciar stare poi tutte le aree in passato cedute dal comune di Terrizzi per l'ampliamento della struttura Sciaracco. Quindi è inutile mettersi dietro scudi o alzate di bandiere, insomma, per bloccare in tutti i modi questa situazione, quando poi tutti cercano di tirare a proprio vantaggio i profitti di questa situazione, perché questo si è fatto nella scorsa amministrazione, tutto sommato, perché non si è capito bene, cioè ci sono stati una serie di progetti che andavano avanti e dietro per quanto riguarda il problema Sciaracco. Quindi e questo secondo me potrebbe essere anche possibile, però in proporzione a quanto si realizzi sul territorio. Cioè, se il signor Sciaracco avrà diritto a 100 alloggi artigianali, 500, no, va bene, il piano stato modificato, quindi si parla di 250 strutture abitative. Io direi che il signor Sciaracco non dovrebbe realizzare strutture abitative, ma nuove strutture artigianali e non industriali, come si è verificato nel territorio terrizzese, dove nella zona artigianale sono anche ubicate strutture altamente pericolose ed esplosive, dove io personalmente ho fatto all'amministrazione, alla scorsa amministrazione, segnalazione a riguardo di questa cosa qui, e nessuno ha preso iniziativa anche a fare sopralluoghi per capire la gravità e la pericolosità del problema. Quindi, se in quella struttura, in quell'area è possibile identificare una piccola nuova zona artigianale, a mio avviso è accettabile come possibilità e come discorso. Buono animi chiamato. La questione Sciaracco implica una scelta di campo precisa. A questo punto la scelta di campo da parte di chiunque sta in politica e di chiunque si occupi di amministrazione attiva della città è tra una parte della città e l'altra. La nostra scelta di campo deve essere chiara. Noi siamo dalla parte di chi ha pagato l'ICI per 11 anni, di chi è proprietario di questi terreni, magari per eredità avuta, e che oggi rischia di veder messi a repentaglio quelli che sono diritti maturati nel tempo. Noi dobbiamo stare in maniera chiara dalla parte di questi cittadini. A far da triste corollaio a questa vicenda c'è poi la storia degli ultimi mesi, la posizione della CGIL che invece di pensare ai lavoratori purtroppo licenziati o in via di licenziamento da parte dell'azienda Laterificio Pugliese ha espresso pubblicamente elogi invece per questo piano di rigenerazione urbana.